Franco, non ci pensare, non leggerla più la lettera. La verità è che noi donne siamo fatte così. All'improvviso vogliamo allontanarci un po' per sembrare più affascinanti. Pensiamo che in amore vinca chi scappa. Non capisci, non la conosci bene, Olivia. Questa lettera è molto strana. Ma lei è davvero molto strana. Tu sei innamorato di lei proprio perché lo era, perché ti piacciono così. Era venuta qui per sposare Bernardo. Questo il problema è questo. Bernardo, è lui il problema. Per me è solo la tua immaginazione. No. Allora, secondo te, Bernardo l'avrebbe rapita? Non lo so. Non ti capisco. Dov'è Olivia, Franco? Non ho idea di dove sia Olivia. Franco sta male perché ha ricevuto una lettera di Olivia, quindi cerchi di non angosciarlo troppo, la prego. Eh? Ha scritto anche a te? Ma io pensavo che se non è con te, allora con chi è? Olivia non è così, sei tu che la porti sulla cattiva strada, che le hai fatto? Non lo accusi, poverino, è angosciato a morte, è addoloratissimo. Franco, mi prego, non dire così, credo che Olivia sia in pericolo. Che hai detto? Ho detto che Olivia non scriverebbe mai una lettera del genere. C'è Bernardo dietro tutto questo. La gelosia ti fa vedere un Bernardo che non esiste. Quel ragazzo è un gioiello. Un gioiello? Va bene, tu va a cercarlo per conto tuo. Io vado a cercarlo per conto mio. Ragazzi, io vorrei tanto accompagnarvi, però non posso. Aspetta. Ti garantisco che mi terrò al corrente. Greta, devo andare a lavorare. Eccomi. Avere finito. Sarai pagliaccetta più carina di grazie, mondo. Grazie, Greta. Oh, mi raccomando, fa brava. Grazie. E la bicicletta è stata fuori da porta. Ciao. Allora, amore mio, ora vado al supermercato, va bene? Voglio comprare lo champagne. Ti porto quella cioccolata che tanto ti piace, tesoro. Eh? Che altro vorresti? Yogurt e frutta, eh? Te li porto, tesoro. Aspetta, eh? Ho dimenticato che stai facendo. È arrivato il momento, bambina. Andiamo. Your attention, please. Buonasera. Desidero ringraziarvi tutti. È così, grazie a voi. Ci siamo potuti riunire per una causa tanto nobile come questa. Bene, molte grazie. Tra pochi secondi daremo inizio all'asta. La persona che offrirà 10.000 e più ballerà con la dama. La persona che offrirà 50.000 e magari oltre potrà baciarla. No! Penso che il risultato sarebbe stato splendido. Tra pochi momenti inizierà lo spettacolo, forse. Sì, mammina, e come dici sempre tu, seducili e poi spennali. Buonasera, come sta questo nostro bel pubblico di nobili? Bene? Cari, ora voglio chiedervi con tutto il mio cuore un minuto di silenzio per il nostro caro popolo del Krikoragan. Condoglianze! Yuhu! Qualcuno ha ordinato una festa con il vostro pagliaccio preferito! Contenino, che cosa ci fai qui? Ma che cosa ci fai tu qui, vestita così? Stavamo tenendo un minuto di silenzio. Sono venuti perché... per festeggiare il compleanno di un bambino di 8 anni. Mi hanno detto che Leito compiva 8 anni. Così ho ripassato tutte le canzoni per quell'età. Ho gonfiato i palloncini, mi sono vestita a puntino. Ma dov'è il compleanno? Florencia, smettila con questa pagliacciata e va via. No, non me ne posso andare perché mi hanno chiamata. Ne sono sicura, Massimo, te la assicuro, mi hanno chiamata. Florencia, basta con queste sciocchezze e va via. Allora, amore mio, mia dolcezza, vediamo cosa nascondi. Ah, volevi parlare con qualcuno, eh? Sentiamo con chi volevi parlare. Pronto? Sono nel teatro, dietro le quinte! Che succede?
Mio tesoro, mio amore, sei ciò che amo di più al mondo, lo sai, eh? Perché mi rendi tutto più difficile? Bernardo, sei malato, sei pazzo, sei pazzo! Sì! Allora, l'ha rapita, è impazzito, andiamo, forza! Andiamo? Olivia, Franco, muoviti! Me lo dovevi proprio dire a tuo cugino dove siamo, eh? Smettila con questa pazzia, se mi ami, Bernardo, per favore. Non ti amo, ti adoro. Però, amore, a volte è meglio se stai zitta. No, per il tuo bene, per il tuo bene. Sai una cosa? È meglio che non andiamo via di qui. Lo voglio aspettare, il tuo adorato cuginino. No. Sì. Oh, fatine degli equivoci, sono sicura di non essermi sbagliata. Ho fatto una figuraccia grande come una casa e quello che è peggio davanti al mio conte. Sta andando tutto bene. Bene. Oh, scusate. Cominciamo con la nostra asta, signori. Vediamo chi riuscirà ad accaparrarsi una signorina per ballare. Forza! Che combinazione! Hanno scelto la mia bambina. Brava! Va bene, basta. Allora, quanto offrite per la mia piccola cara? Nessuno ha portato i soldi, che orrore! Ah, 10.000 laggiù! Guardate! No, per di là! 30.000! Il marchese di Bassasso ha 30.000! Facciamo un bel applauso! Che bello, sì, applauso. Nessun altro? 40.000! Eh? 40.000! 40.000? Ma... 40.000? Ha detto 40.000? Gonzales, un due? Sì! Molto bene, congratulazioni! 1, 2, 3! Bene! Ragazzi, è possibile che il nostro trauma immaginario ci abbia abbandonato e la realtà ci viene incontro senza fantasmi? Deve essere così. Pensi che sia stata solo immaginazione? Io, ecco, in questi casi preferisco aggrapparmi alle mie convinzioni più radicate. Per esempio, quando si presenta una situazione come questa, quando la maniglia gira da sola ma non c'è nessuno a girarla, capite? È come se ci fosse un fantasma! Aiuto! Allora, chi offre di più? Sforzati un po', sembra quasi che tu stia vendendo al mercato un pezzo di carne. No, marcia, no, tesoro. No. Allora, la mia bambina è stata scelta per il ballo. Qualcuno la sceglie per il ballo. Chi offre di più? 60.000. 60.001. 60.002. 60.003. Venduta! Intendo basta! Sì, 60.000, tesoro. 60.000. Per il nostro amico Lodi Pintero. Bene! Bacio! Che brava la mia piccola che si è fatta baciare! Permesso? Si può sapere che cosa ci fai qui dopo la nostra discussione? Vattene, altrimenti ti strappo la maschera e ti faccio saltare tutti i denti. Vattene! Sono solo un altro umile benefattore. Calma, sta andando tutto bene. Massimo, ti prego, sta calmo, evitiamo scandali. Mi chiedo se tra questa bella gente non ci sia un'altra signorina nubile che voglia offrirsi per la nobile causa del Crico Ragazzi. Sta tranquillo, non dargli ascolto. Sta tranquillo. Per esempio, quella signorina. Flor. Eh? Vieni. Offro 80.000 per ballare con lei e baciarla, se lo vuole. Sbrigati, Nicolas, sbrigati. Eccomi, arrivo. È qui. Mi ha detto che è qui. Questa è la macchina di Bernardo. Pensi che l'abbia rapita? Amore, non voglio sentire nemmeno un fiato, chiaro? Sta tranquilla. A me sembra che qui non ci sia nessuno. Sì, ha detto che erano dietro le quinte del teatro. Sono sicuro di aver sentito bene. Ma sei certo di quello che ti ha detto? Sì. Vado a controllare. Va bene, sbrigati, ti aspetto qui, eh?